bisogno di maggiori uomini delle forze dell'ordine, i militari in più dovrebbero essere presenti tutto l'anno, così l'assessore regionale Francesco Calzavara, già sindaco della città. Un bambino tedesco di 3 anni è stato investito da un'auto bibione mentre si trovava in vacanza con i genitori, le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. 18enne stuprata dopo la discoteca da un 35enne di Milano, il fatto a Gabicce nel Pesarese, dove l'uomo e la ragazza si sono conosciuti durante la vacanza, lo stupratore è fermato e ora in carcere. Il caso del rilascio del giovane condannato per aver accoltellato a Mogliano Marta Novello, interviene l'avvocato difensore del ragazzo che respinge le accuse di fuga. A Mestre in via Piave c'è un barista che ha deciso di sfidare pusher e delinquenti nel cuore dello spaccio. È Ernesto, ieri aggredito dagli spacciatori che voleva lontani dai giardinetti. Weekend a Venezia da Bollino Rosso con prevista l'allerta 3, il massimo, è quanto riporta il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. È tutto pronto per la 13ª edizione della Maratonina di Mestre del prossimo 18 settembre, 2 percorsi previsti di 21 e 10 km, corsa solidale legata alla Vappo di Mestre e ad Emergency di Marghera. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano la sicurezza a Jesolo dopo i fatti violenti dei giorni scorsi. Rafforzati gli agenti delle forze dell'ordine, 25 tra carabinieri e guardia di finanza. Secondo l'assessore regionale Calzavara occorre che siano presenti tutto l'anno e non solo durante il periodo estivo. Alla luce degli ultimi fatti violenti che stanno caratterizzando quest'estate jesolana, l'assessore regionale Calzavara, già sindaco di Jesolo, non crede che l'arrivo del nuovo supporto di 25 tra militari dei carabinieri e guardie di finanza possa essere sufficiente per contrastare la criminalità. Rilancia così invece. Ho la sensazione che non dotare in pianta stabile il commissariato di Jesolo di un numero di persone, soprattutto nel periodo invernale e primaverile, tale da controllare il territorio e di comprendere quelle che sono delle dinamiche anche di insediamento di un certo tipo di criminalità, non sia corretto. Un lavoro quindi di prevenzione piuttosto che di repressione affinché ci possa essere un continuo presidio della città balneare anche nei periodi invernali. Io credo che ci sia assolutamente bisogno di presenza sul territorio, quindi c'è la necessità che gli aggregati estivi siano in numero sufficiente a quelli che sono i bisogni di una località che poi arriva fino al Cavallino, quindi sono assolutamente insufficienti quelli che ogni anno vengono stanziati. Mi piacerebbe che ci fosse un potenziamento di quello che è la capacità di investigazione, di prevenzione del personale della Polizia di Stato e dei Carabinieri, che sarebbe assolutamente capace di intervenire in maniera preventiva. Jesolo arriva ad accogliere oltre 200.000 persone in estate fra turisti e residenti, guadagnandosi così il podio di città più grande del Veneto. Secondo il sindaco De Zotti, le attuali forze dell'ordine riescono a garantire la sicurezza in città grazie anche ad una serie di provvedimenti antiviolenza, come la chiusura di 3 accessi al mare da Piazza Mazzini alla sera per tutti i weekend d'agosto, incluso Ferragosto. E al netto di alcuni episodi gravi e che non sottovalutiamo, ma che sono assolutamente sporadici, la stagione sta andando molto bene, la sicurezza in città è garantita. Riteniamo che Jesolo sia sicuramente una destinazione sicura per i turisti. Un bambino tedesco di 3 anni è stato investito da un'auto ieri notte, poco dopo mezzanotte, in via Sagittario a Bibione, mentre si trovava in vacanza con i genitori. È stato subito allertato l'elisoccorso, che ha trasferito il piccolo nel cuore della notte in ospedale a Treviso, dove si trova tuttora ricoverato per un trauma cranico e ferite agli arti inferiori. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita. Sull'incidente stanno indagando i carabinieri della locale stazione. Violenza, una violenza in una discoteca di Gabicce, in carcere finisce un 35enne di Milano. Una serata e un incontro in discoteca al mare si tramutano in un incubo fatto di violenze e barbarie nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, ai danni di una 18enne in vacanza con la famiglia a Riccione, violentata barbaramente da un 35enne di Milano, anche lui in vacanza sulla costiera romagnola. Allertata la polizia, le indagini della squadra mobile hanno permesso di individuare e fermare il presunto violentatore.
Da quanto si è appreso, i due non si conoscevano fino a quella sera, quando hanno fatto amicizia all'interno della discoteca e intorno alle 2 il 35enne si sarebbe offerto di riaccompagnare la 18enne in hotel. Invece, una volta in auto, secondo una prima ricostruzione, l'atteggiamento dell'uomo sarebbe diventato violento, con la ragazza costretta a subire la violenza sessuale e le percosse per essere messa a tacere. Una volta scesa dalla vettura, la 18enne ha chiamato i familiari per essere accompagnata in ospedale a Rimini. Con la violenza accertate anche alcune fratture, con una prognosi di 45 giorni. Ora il 35enne si trova in carcere, competente del caso la procura di Pesaro, perché il fatto è accaduto nel territorio di Gabicce. Il caso del rilascio del giovane condannato per aver accoltellato a Mogliano Veneto Marta Novello. Interviene l'avvocato difensore del ragazzo, che respinge le accuse di fuga. Il mio assistito non è scappato, non c'era una pena da eseguire, non gli è stato notificato nulla, poteva fare quello che riteneva opportuno. Sulla vicenda del rilascio per un errore burocratico del 15enne che nel marzo del 2021 accoltellò a Mogliano Veneto Marta Novello, interviene il difensore del minorenne, l'avvocato Matteo Scussat, a cui non sono piaciute, dice, certe sfumature, certi sottintesi nelle parole di chi in queste ore ha commentato il caso. Il giovanissimo aggressore di Marta è stato rimesso in libertà a Napoli per la mancata notifica della comunicazione di trasferimento dal carcere a una comunità. Scaduti i termini di custodia cautelare, ha potuto lasciare la struttura e a quanto pare anche il paese. Si troverebbe a Londra con la madre, che lavora lì come cuoca. Un'indiscrezione questa che ha provocato nell'opinione pubblica uno sdegno ancora maggiore. Il difensore però non ci vede una fuga, anzi, credo, afferma che la madre possa aver ritenuto inopportuno che il ragazzo rimanesse a Mogliano, a casa dei nonni, vicino a Marta, e che abbia pensato di portarlo con sé e di prendersene cura. Nella piccola località di Marocco, i due giovani abitano in effetti a una distanza di poche centinaia di metri e sarebbe stato difficile non incrociarsi. Marta ha definito inammissibili e incomprensibili errori burocratici o di disattenzione di questo tipo. Ha parlato di scarsa tutela delle vittime, soprattutto di fronte a una doppia condanna in primo e secondo grado, come nel suo caso, e alla conclamata pericolosità dell'aggressore, che quel pomeriggio, mentre la 26enne faceva jogging, aveva cercato di rapinarla, infliggendole poi 23 coltellate. L'avvocato Scussat si appella tuttavia al principio di garanzia, che lo si voglia o meno conclude, il mio assistito va considerato non colpevole fino alla sentenza definitiva, vale a dire finché non si esprimerà la Cassazione, a cui il legale ha presentato ricorso. Associazione per delinquere finalizzata al caporalato e allo sfruttamento dei lavoratori. Procura della Repubblica e Guardia di Finanza di Padova fermano un imprenditore straniero e gli sequestrano 750.000 euro e 3 immobili, denunciate altre 15 persone. Caporalato e sfruttamento di lavoratori stranieri. La Procura della Repubblica e la Guardia di Finanza di Padova hanno disposto il blocco per un anno dell'attività imprenditoriale di un cittadino indiano che operava come promotore di manodopera da destinare alla logistica e ai magazzini. Sequestrati all'uomo anche 750.000 euro che erano nella sua disponibilità e 3 immobili siti in provincia di Padova dove alloggiavano i lavoratori. Vittime dello sfruttamento nella sola provincia euganea sarebbero almeno 100 persone indiane, ma anche bengalesi e pakistane. L'associazione a delinquere fermata dalla finanza e dalla procura aveva ramificazioni anche nelle province di Venezia, Vicenza e Verona, oltre che in altre del nord e del centro Italia. L'organizzazione andava a prendersi gli stranieri tra i più poveri nei loro paesi d'origine, prospettando migliori condizioni di vita e lavorative. Per questo gli chiedeva una somma ingente da anticipare in parte in madrepatria e il resto mensilmente in Italia, una volta iniziata l'attività lavorativa. I lavoratori avevano un regolare permesso di soggiorno in quanto subito assunti in cooperative fornitrici di forza lavoro per la gestione dei magazzini della grande distribuzione. Zitti e lavorare, i facchini erano vigilati da un incaricato di ogni cooperativa che doveva spegnere con la minaccia e talvolta con l'uso della forza ogni protesta o ribellione o adesione ai sindacati, con minacce di possibili ritorsioni sui familiari rimasti in India. L'organizzazione guadagnava contanti che prelevava direttamente dai conti correnti dei lavoratori sfruttati e dal rimborso forzoso delle spese di vitto e alloggio. A me è
Mestre, in via Piave c'è una barista che ha deciso di sfidare pusher e delinquenti proprio nel cuore dello spaccio. Lui si chiama Ernesto e ieri è stato aggredito. Nuova aggressione in via Piave ai Giardinetti, con diversi spacciatori di origine africana che circondano e spintonano a più riprese Ernesto, noto ristoratore e barista della zona. Il fatto ieri sera tra le 19 e le 20, come testimoniano queste immagini girate con il telefonino e inviateci da un telespettatore. Oggi l'aggredito intervistato minimizza così. Più che un'aggressione... Uno scambio di vedute. Lo scambio di vedute, per usare la stessa espressione del commerciante, perché agli spacciatori era stato chiesto di allontanarsi dal parco, essendo a quell'ora popolato anche da famiglie con bimbi al seguito. E vedere certa gente impossessarsi del parco non era tanto bello. Sempre in questa zona, nei pressi della stazione, soltanto pochi giorni fa il questore ha fatto chiudere tre bar perché ritrovo di pregiudicati e delinquenti. Tanta la gente del posto che, riunitasi in comitati e associazioni, è diventata la sentinella del proprio quartiere. È il caso di Giampaolo Conte, amministratore della pagina Facebook e Robe del quartiere Piave, dove filma, denuncia cosa non va e, quando è necessario, chiama l'intervento delle forze dell'ordine. E quando è necessario bisogna farlo, perché ci sentiamo soli, però quando chiamiamo le forze normalmente arrivano. E adesso, con la festa che c'è qui nei giardini, che durerà anche per tutto il mese, francamente ci sono sempre due pattuglie, tre pattuglie, dalla mattina alla sera. Queste tra le aree della città che vedono Mestre capitale dello spaccio di eroine e droghe sintetiche, superando Napoli, Bologna e Torino, e sotto solo a Milano e Roma, così come certifica la direzione del Ministero dell'Interno nella relazione 2020 con dati relativi al 2019. Qui, contro il degrado e la sporcizia, sempre Ernesto ha da poco aperto il bar dei bambini con la gelateria e i giochi gonfiabili, attività che, pur non rendendo nell'immediatezza economica, investe sul futuro, dice. Piuttosto vediamo dei bambini di qualsiasi colore, e anche se sono figli di spacciatori non importa, l'importante è che sono bambini, il futuro sono loro e speriamo che crescano bene. È sempre difficile prendere posizione su casi personali singoli, perché è quasi impossibile riconoscere i drammi, le fatiche, le sofferenze legate a scelte, soprattutto se dolorose ed estreme. È il passaggio di una lettera che il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, ha inviato a Don Angelo Visentin, parroco di Santa Bertille di Crea di Spinea, rientrante nella diocesi di Treviso, il luogo d'origine di Elena, la donna che alcuni giorni fa ha scelto di recarsi in Svizzera per sottoporsi al suicidio assistito. Il messaggio di Tomasi sarà letto domenica prossima nel corso di ogni celebrazione. Il primo moto, prosegue il vescovo, è quello della preghiera per tutte le persone coinvolte, per quanti stanno ora soffrendo in un momento sicuramente impegnativo. C'è tanto cammino da percorrere insieme, ci sono tante risorse da impiegare, c'è tanto coraggio e coinvolgimento personale da osare, da condividere, conclude Tomasi, anche con coloro che formano e informano su temi di immensa rilevanza e responsabilità che toccano sensibilmente i confini dell'esistenza umana. Continua l'ondata di caldo africano nella nostra regione. Domani bollino rosso a Verona e a Venezia, ma nel fine settimana sono in arrivo temporali e un abbassamento delle temperature. Ennesima giornata bollente di un'estate tra le più calde che la memoria possa ricordare. Temperature ben al di sopra della media. Tra i capoluoghi veneti, record a Treviso, dove si sono toccati, come indica il bollettino ARPAV, i 37,6 gradi. 37,4 a Vicenza e 36,3 a Verona. Domani potrebbe essere ancora peggio, con l'alta pressione subtropicale africana che farà salire ulteriormente la colonnina di mercurio. 16 le città italiane da bollino rosso per il caldo. In Veneto, allerta 3 a Venezia e Verona. Ma una tregua potrebbe arrivare nella serata di sabato, con un sistema perturbato che interesserà la nostra regione. Apporterà un peggioramento con delle precipitazioni e soprattutto un abbassamento forte delle temperature. Quindi domani inizialmente cielo in prevalenza sereno, dal pomeriggio graduale peggioramento, dalla serata qualche precipitazione sparsa, un po' più diffusa dopo, con fenomeni anche temporaleschi. Temperature minime intorno ai 22-23 gradi, massima al di sotto dei 30 gradi nella giornata di domani.
domenica, quando ci sarà ancora un po' di instabilità, destinata a lasciare però poi spazio ad un miglioramento e al ritorno del bel tempo. Un miglioramento che porterà poi una settimana, la prossima, all'insegna ancora del tempo stabile, ma con tipo di tempo, ripeto, più piacevole, massime intorno ai 30-31 gradi. Aumentano i contagi da West Nile in tutto il Veneto. La regione diffonde le linee guida. L'US 4 Veneto orientale continua il monitoraggio nonostante la situazione sia sotto controllo. La preoccupazione è giusta, quella che dobbiamo avere in questi casi, di particolare allerta e attenzione, per ora abbiamo pochi casi. E boom di casi di West Nile nel Veneto, l'infezione che in alcuni casi può provocare encefaliti piuttosto gravi, soprattutto negli anziani e fragili. Al momento la situazione all'interno del territorio dell'ULS 4 Veneto orientale è sotto controllo. Alcuni sono sintomatici, un paio non sono sintomatici, quindi rivenuti casualmente. Una persona ricoverata in condizioni stabili in terapia intensiva. Massima allerta quindi per questo tipo di patologia che va monitorata costantemente, specialmente nel periodo estivo. È un'attività che richiede la stretta collaborazione con le amministrazioni comunali per quanto riguarda il monitoraggio e i trattamenti e anche con ARPAV che ha nel nostro territorio le trappole che servono per controllare, diciamo, la situazione dei vettori, degli insetti. Secondo le linee guida diffuse dalla regione del Veneto, non esiste un vaccino contro il virus West Nile. È importante che le persone sappiano difendersi al meglio dalle punture di insetti che potrebbero essere portatori, come ad esempio prediligere abiti chiari, possibilmente indossare pantaloni lunghi e maniche lunghe dall'alba al tramonto, utilizzare repellenti topici e insetticidi elettrici. In questa maniera si fa un lavoro di prevenzione per evitare che molti possano recarsi nei pronto soccorso, dove si registra un numero sempre più alto di accessi dovuti a diverse problematiche e patologie. Gli accessi al pronto soccorso quest'anno sono ritornati ai volumi pre-Covid, quindi volumi molto importanti. Faccio presente che solo nel litorale le nostre postazioni di emergenza gestiscono 24.000-25.000 accessi all'anno e quasi tutti sono concentrati nel periodo estivo, a parte Jesolo che lavora anche d'inverno. Dopo il primo caso di West Nile nel veneziano, con i due casi ravvicinati, e cioè il 55enne di Camponogara e il 65enne di alcuni giorni fa, l'amministrazione comunale corre ai ripari e annuncia a partire da lunedì prossimo, 8 agosto, fino al 30 settembre, la distribuzione gratuita di un prodotto larvicida per fronteggiare la possibile emergenza. Il larvicida lo si potrà ritirare nelle sedi Veritas di Mestre, Venezia e del Lido. Sarà distribuito un solo campione a persona. Il prodotto agisce formando una sottilissima pellicola sulla superficie dell'acqua che soffoca le larve e ha una durata di almeno 4 settimane. Si registra nel veneziano anche un caso di febbre dengue che ha coinvolto un uomo di Camponogara appena rientrato da Cuba. L'uomo è in cura all'ospedale di Venezia in condizioni non gravi. Anche questo virus si trasmette tra le persone tramite la puntura delle zanzare. Il vettore è la zanzara tigre, specifica la dottoressa Federica Boin del Servizio Igiene e Sanità Pubblica. Voltiamo pagina, è tutto pronto per la 13ª edizione della Maratonina di Mestre che si terrà il prossimo 18 settembre con partenza e arrivo in Piazza Ferretto. Ritornerà il tradizionale percorso di 21 chilometri caratterizzato da qualche variante. Previsto inoltre un percorso di circa 10 chilometri. Maratonina solidale con finalità legate all'Associazione Assistenza Pazienti Oncologici di Mestre e al Poliambulatorio Emerge di Marghera, con iscrizioni anche presso la rete del dono. Con questa notizia termina la nostra edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Vi lascio come sempre alle previsioni meteo. Grazie per essere stati con noi. Buona serata. Bentrovati al
meteo. Pressione atmosferica meno salda sul nostro territorio. L'anticiclone si indebolisce lasciando passare una perturbazione. Clima caldo, ma la calura tenderà a smorzarsi nei prossimi giorni. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato 6 agosto ci mostra un tempo spiccatamente instabile. Inizialmente sarà sereno o poco nuvoloso. Con il passare delle ore nuvolosità in aumento e successivamente avremo anche alcune piogge, dapprima sui rilievi, poi saranno possibili un po' ovunque. Temperature minime tra 18 e 24 gradi, massime invece comprese tra i 31 e i 36 gradi, ma via via in calo. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà soleggiato in mattinata. A seguire locali rovesci o temporali un po' ovunque, anche qualche temporale forte. Soffierà bora moderata sulla costa. Temperature minime sui 23-27 gradi, massime intorno ai 34-36 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, sarà variabile e parzialmente soleggiato al mattino, rovesci e temporali al pomeriggio e in serata, localmente anche intensi. Temperature minime intorno ai 18-19 gradi, massime sui 35 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.